bella giornata che è oggi, vero bifrontale? Avete proprio ragione, è una giornata perfetta per una bella passeggiata all'aperto. Magari oggi vengono in tanti a visitare il MAB. Sapete cos'è il MAB, vero? Certo che lo sappiamo, ci siamo dentro. Il MAB è il museo all'aperto a Bilotti. Prende questo nome dai fratelli Carlo ed Enzo Bilotti, che hanno donato le statue, comprese noi, al museo. È proprio così. Credo che si debba essere davvero grati a questi uomini per aver donato a Cosenza statue belle come voi, modeste a parte ovviamente. E poi la cosa fantastica è che questo è un museo innovativo perché è all'aperto. Ma non solo per questo, anche perché è gratuito e di questi tempi non è cosa da poco visitare un museo senza pagare il biglietto. Immagina com'è bello per le persone passare tra noi statue liberamente, senza percorsi prestabiliti e tornare a rivederci ogni volta che vogliono. È vero, purtroppo non tutti però fanno questo. Spesso la gente cammina accanto a noi senza sapere di trovarsi in un museo e senza apprezzarci. Pensate che a carnevale i ragazzi ci riempiono di stelle filanti senza aver rispetto per noi. Spesso non bisogna aspettare a carnevale perché ci sono persone che lasciano lattini e vari rifiuti ai nostri piedi ogni giorno. Per fortuna non sono tutti così. Pensate a cosa direbbe il grande scultore che ci ha creati. Sai, a volte ci chiediamo come mai tu sei il più grande di noi. Sapresti spiegarci il motivo? Probabilmente perché voi quattro avete la funzione di introdurmi. E perché noi quattro siamo tutti separati? In realtà siete nati per stare insieme, ma poi siete stati separati per rappresentare la bellezza dell'incontro, come note musicali raccordate nell'intervallo. Bello! Certo che tu sei grandissima e poi le persone possono vederti da due diverse prospettive. Anche voi siete molto belle e pensate che per costruirvi il maestro ha usato i migliori marmi, rosa, bianco, grigio e noce. È vero, il nostro Pietro Consagra è davvero un grande artista, ma nel museo ci sono molte altre statue come noi, pronte a farsi adamminare nella loro bellezza. È vero, basti pensare ad esempio al grande Cantirano in piedi e alla testa di Medusa. Chi li ha create? Giacomo Manzù. È vero, lo avevamo dimenticato, ma vediamo se sei preparato anche tu. Chi è che ha scolpito San Giorgio il Drago? Salvador Dalì, naturalmente. Eravamo sicuri che l'avresti saputo. Ma adesso voglio interrogarvi io. Quali statue del MAB appartengono a Giorgio De Chirico? Questa la sappiamo, Ettore Andromaca, grandi archeologi e il grande metafisico. E bravi, eh? I bravi sono solo gli scultori. Ops, stavamo dimenticando il lupo della Sila e la rinascita della cultura del grande Mimmo Rotella. È vero, ma questa volta ti correggiamo noi. Non hai tralasciato solo queste statue, ma anche la grande bagnante di Emilio Greco. Però siete preparati, come si dice, l'allievo supera il maestro. E ti diremo di più, sai dove si trova questa statua? Vediamo un po', dove? In piazza Lisa Bilotti, la piazza dedicata alla figlia di Carlo Bilotti, uno dei merconti del museo. Insomma, è davvero un museo straordinario, nel quale si possono ammirare statue bellissime e di scultori diversi e tutti bravissimi. È proprio così, ma noi siamo sicuramente le statue più belle tra tutte. Shhh, sta arrivando gente. Chissà se questa volta è la volta buona, che scattandoci qualche foto riusciremo ad uscire in prima pagina sul giornale. Come stiamo a bifrontale? Benissimo, benissimo, ma adesso zitti e facciamoci ammirare. Sono alto 3 metri. Immobile, guardo la gente persa nei suoi pensieri. Alcuni ogni tanto si fermano a guardarmi. Vorrei sorridere a chi si ferma, parlare con la gente. Purtroppo però sono immobilizzato nel bronzo, la materia che il mio creatore ha scelto. Il suo nome era Giacomo Manzoni. Nel suo paese lo chiamavano Manzù. Di giorno il MAB è pieno di vita. Di sera però rimangono solo gli ubriachi a fissarmi e raccontano stranezze. La mia solitudine si unisce a loro. Ehi, ciao! Chi sei? Sono di fronte a te, sono il bifrontale in ferro rosso. Ma tu riesci a parlare? Con te sì, ma non è proprio parlare, è più un dialogo mentale. Come sei strano, chi ti ha creato? Sono un'opera di Pietro Consagra. Ma come mai sei tutto rosso? E perché sei più sottile rispetto ai paracarri fatti da Consagra? Perché mio padre faceva parte del gruppo Forma. Per lui era importante la forma dell'opera, non l'opera in sé. Sono testimonianza di un periodo importante dell'arte contemporanea. Osservami e cerca di capire. Vedrai in me le intenzioni del mio autore e di un'intera corrente artistica. Salve.
Salve, mi chiamo Medusa e tutti mi conoscono per via del mio sguardo che pietrifica le persone. Da umana vivevo con le mie sorelle nel giardino delle Esperidi, in una piccola caverna. Ero la più bella e questo fu, purtroppo, la mia rovina. Poseidone si innamorò di me e mi sedusse nel tempio di Atena, che infiorata mi trasformò in un mostro, rendendo i miei capelli un groviglio di serpenti velenosi. Poi Perseo mi decapitò e il mio sangue versato diede vita ai meravigliosi coralli che popolano i mari. Per questo motivo Giacomo Manzù mi ha scolpito, sono una statua fatta con una lega di bronzo, che già al primo sguardo fa pensare, anche se adesso non petifico più nessuno, anzi, con i miei occhi attiro i passanti, che molto spesso si fermano a guardarmi incuriositi, oppure si avvicinano per toccare i miei capelli epici. Io glielo lascio fare volentieri, è bello essere considerata per ciò che sono veramente, un'opera importante, dopo che per millenni ho spaventato mortali e immortali con i miei poteri. E grazie all'artista che mi ha creato e a tutte le persone che mi osservano, studiano e perché no, amano, io, Medusa, l'unica mortale tra le Gorgoni, sono diventata eterna, in barba ad Atena. Ciao, sono famoso per aver salvato dal drago la principessa della città libica di Selem. La puoi vedere, anche se in piccola forma, dietro di me, con la mano alzata in segno di vittoria. Il drago qui sotto, che è ucciso con questa lancia, rappresenta la ragione umana e mette in evidenza l'idea del mio autore di rappresentare la normalità delle cose. Sono fatto in lega di ottone, sono piuttosto piccolo, ma sono poggiato su una mia base che mi ritrae più prorompente e nasco dall'ispirazione di Salvador Dalí, un uomo dotato di grande immaginazione e con la capacità di attirare l'attenzione su di sé. Era un abilissimo pittore e disegnatore nelle sue opere surrealiste. Sono di particolare rilievo, faccio parte del MAB, che è un museo all'aperto che vi permette di osservare e toccare con mano le bellezze di Cosenza. È un museo gratuito che dà la possibilità di fare dei percorsi personalizzati tra le opere, autonomamente e stuzzicando l'interesse della gente. Perché? Perché vuoi permettere agli Acheri di suicidarti? Perché consente ad Achille di rendermi vedova, dopo avermi già scappato un padre? Non posso sottrarmi al destino, amore mio. Conosco la mia forza e vedrai che arriverà il giorno in cui riuscirò a vendicare la mia stirpe. È il sacro muro iliaco e tutta la gente cadrà. Oh, Ettore, non nasconderti dietro il tuo valore, perché sai che tutti si scaglieranno contro di te. Abbi pietà di me, rimani nella nostra torre. Cosa rimarrà oltre che un perpetuo pianto? Purtroppo so di quali lance il mio corpo sarà trafitto, ma grazie al quale esempio di coraggio potrà crescere nostro figlio? Nostro figlio? Lui desidera i tuoi abbracci, i tuoi consigli, le tue parole, non le tue spoglie portate in processione da una massa di guerrieri. Ci sarai tu, o mia dolce Andromaca, tu riuscirai a regalargli tutto il mio amore, lo stesso che per anni ho donato a te e che, proprio oggi, mi spinge a correre in battaglia per inorgoglire la mia donna. Ti sento già lontano da me, non scappare, il fato ora ci separerà per sempre. Il destino oggi ci ha dato un'occasione in più per respirare il profumo delle nostre pelli, siamo qui, insieme. E tutto questo perché un artista, sebbene lontano dalla classicità del nostro tempo, De Chirico, ha permesso che oggi io riuscisse ad accarezzare le tue labbra. Mi presento, sono la grande bagnante. Emilio Greco è l'artista che mi ha realizzato. Con il bronzo ha dato i miei lineamenti alle mie forme sinuosità e una delicatezza simile a quella di Venere. Racchiudo due identità, l'amore celeste e quello terreno. La nudità rappresenta l'amore spirituale. Sono ormai sul mio piedistallo a Corso Mazzini dal 2005, ma nel mese di settembre del 2012 il mio sguardo, prima rivolto ai passanti dell'isola pedonale, è mutato. Ora la mia attenzione è rivolta verso un nuovo scenario, la scalinata di Via Arabia, le fontane musicali di imminente posizionamento e sul fondo la chiesa di Santa Teresa. Questa rotazione di 90 gradi è stata necessaria perché, dopo l'ennesimo incidente che qualche tempo fa aveva provocato la semidistruzione del basamento in cristallo, che era la mia posizione originaria, mi è stato sostituito con uno in marmo di Carrara.
Devo riconoscere che questa modifica al mio basamento mi fa sentire più sicura e meno aggredibile da distratti conducenti di autovetture. Per quanto riguarda la pose in cui vengo ritratta, questa è alquanto singolare. Mi pongo in un accenno di passi, con una mimica controllata e movenze teatrali.